Bentornati ancora una volta sul canale di iosonolavia.it. In questo video ci dedichiamo un po', senza la pretesa di esaurire l'argomento, a dire che cos'è un'anima e che cosa è venuta a fare qua, dato che in giro si leggono sempre le solite stupidaggini di anime che, magari dopo essersi riunite, avrebbero deciso autonomamente di scendere sulla Terra a soffrire come delle bestie, allo scopo di elevarsi. Queste sono chiaramente tutte stupidaggini, lo capirebbe anche un bambino, anzi, un bambino lo capirebbe molto meglio di un adulto, dato che il bambino si ricorda di essere un'anima. Mentre chi scrive questi articoli se lo deve essere proprio completamente dimenticato, dato che per capire che cos'è un'anima basta anche solo guardare un bambino. Cioè, l'anima non è assolutamente una forma di intelligenza alla quale si possa attribuire una capacità decisionale. Cioè, l'anima è un'emanazione di Dio basica che scende, si incarna proprio per completarsi nell'io. Cioè, lei non è che decide di incarnarsi, l'anima non ha alcuna coscienza di sé, non si riconosce ancora, non ha, come dicevo, nessuna capacità decisionale ed è qui solo ed esclusivamente in virtù di una dinamica elettromagnetica, di una dinamica energetistica che si fonda anche sull'attività arcontica che c'è qui sul pianeta Terra e che si riflette tutta all'esterno della manifestazione del nostro pianeta come un reticolo di bassa vibrazione che incuriosisce molto le anime, le incuriosisce nel senso che elettromagneticamente le attrae. Come si comportano le anime bambine? Si comportano esattamente come si comportano i bambini, che sono attratti un po' da tutto, proprio perché non hanno ancora un io, non hanno capacità decisionale e qualsiasi cosa vedono, siccome ancora non la conoscono e non hanno facoltà di decidere, di scegliere in buona sostanza, proprio perché la loro coscienza è ancora tutta da definire, ci si buttano dentro. Lo stesso fanno le anime, fanno queste emanazioni di Dio che sono attratte da questo reticolo di bassa vibrazione, diciamo alimentato soprattutto dagli orgasmi dei concepimenti carnali, e qui andiamo al peccato originale di cui ne parleremo più approfonditamente in altri articoli. Comunque ne ho parlato anche sul sito di peccato originale su iosonolavia.it, in modo piuttosto approfondito, e qui sotto vi metterò il link agli articoli dove ne ho parlato. Beh, comunque, concludiamo il discorso dicendo che queste anime, emanazioni di Dio basiche, sono qui alla ricerca di un io, attratte dal reticolo arcontico, vengono catturate, sono costrette a manifestarsi, a legarsi alla molecola del carbonio, che guarda caso ha un isotopo 666, 6 elettroni, 6 protoni e 6 neutroni, si incarna come forma di vita basata sul carbonio ed inizia il proprio percorso qui sulla Terra, manifestandosi come prima cosa in un cuore, perché sappiamo che il primo organo che si forma all'interno del grembo materno è il cuore. Quindi l'anima si manifesta per la prima volta nel battito duale ed asincrono di un cuore, e così poi in un essere umano. Essere umano che poi dovrà essere lui a
a donare un io all'anima. Perché Gesù ci continuava sempre a dire che di due dobbiamo fare uno e continuava sempre a riferirsi a se stesso come un io sono. Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Lui continuava sempre a dire io sono, io sono, io sono, diceva salvate le vostre anime, eccetera. E quando è che si salva l'anima? Quando la si completa, quando gli si regala un io, la si sposa nel cuore, quando si è capace di accrescere, elaborare il proprio io, uccidendo gli ego e sposando l'anima. Spostando il proprio io, che da io inferiore, arcontico, egoico, è divenuto io superiore, spostandolo nel cuore, andando a ritrovare l'anima, a sposare l'anima, automaticamente si genera l'io sono, che è l'amore tra io ed anima, cioè l'io che si completa nell'anima e l'anima che si completa nell'io, sono, generano, partoriscono il figlio dell'uomo, che è l'io sono, che si manifesta poi in un calore psichico che è il Cristo solare ed è il Logos cristico attivo nel petto degli esseri umani che hanno realizzato l'anima. Beh, comunque di questo ne parleremo più approfonditamente in un altro video. Qui l'ho detto, l'ho accennato solo e esclusivamente allo scopo di farvi capire che cosa vengono qui a fare le anime. Esattamente, e che cosa sono in realtà? Sono emanazioni di Dio, ma non già con un io. L'io se lo vengono a cercare qui, siamo noi che glielo dobbiamo dare. E molte volte, prima, anzi quasi sempre, prima di riuscire a trovare un essere umano che le completi con un io, sono necessarie. Talvolta addirittura migliaia di reincarnazioni e le entità arcontiche cercano, fanno di tutto per dividere, per spostare l'attenzione dell'essere umano dal proprio cuore, proprio perché non vogliono che l'io si accresca, da io inferiore diventi io superiore e vada alla ricerca dell'anima. Perché dal momento in cui l'io va alla ricerca dell'anima e sposa l'anima, l'io sono il Christos, esce dal ciclo delle reincarnazioni come io sono, e cioè come un'anima completa di io ed un io completo di anima che se ne può andare, può tornare al padre. E anche di questo ne parleremo in modo più approfondito in un altro video. Comunque potete approfondire questi argomenti visitando il sito iosonolavia.it, dove in vari articoli ho parlato di questo ed altro. Bene, comunque per adesso vi saluto e volevo anche ribadirvi che all'interno del sito avete anche la possibilità di contattarmi attraverso le forme di contatto che sono a vostra disposizione. Bene, quindi per adesso vi saluto e vi ringrazio. Ciao e alla prossima.